Amiche e amici tifosi pisani, benvenuti o bentornati sul canale in questo breve video post partita subito a caldo, poi domattina uscirà il video con un'analisi approfondita. 3-1 per il Brescia, partita da incubo, soprattutto per la difesa nero-azzurra, un Calabresi da 2 in pagella, ma anche tutto il resto della squadra sicuramente non ha fatto una gran bella partita. Ci si aspettava un proseguio di quella foga, di quella voglia vista nel secondo tempo contro il Palermo. In realtà abbiamo visto una squadra molto molto moscia. Nel primo tempo neanche un tiro in porta, è vero che anche il Brescia non ha fatto granché se non il gol del vantaggio, ma un Pisa che non ha reagito nemmeno dopo il gol e che è rientrato in campo nel secondo tempo. Sembrava un po' nei primi minuti aver preso le misure, poi il Brescia ha ripreso campo, ha fatto 2 gol, diciamo, imbarazzanti perché i giocatori del Pisa completamente fermi e gli attaccanti del Brescia che hanno sfondato le linee difensive come una lama nel burro. Una partita no, sicuramente, un Pisa che è rimasto a San Piero e bisogna sicuramente lavorare molto molto di più, soprattutto sulla mentalità, perché non si può fare un secondo tempo, o meglio, una seconda ultima mezz'ora come quella di lunedì contro il Palermo e poi andare a Brescia e vedere una squadra in quelle condizioni. Sicuramente c'è qualcosa che non va, il mister dovrà lavorare molto, i playoff si allontanano, comunque rimarrebbero, bisogna vedere poi cosa farà la Sampdoria oggi a Palermo, però insomma anche mentalmente mi sa che i playoff si allontanano un pochino, però ci sono ancora 6 partite, scusate, e il campionato è ancora apertissimo, soprattutto diciamo nella parte avanzata della classifica rispetto a noi. Nella parte dietro, con la sconfitta ieri del Bari, comunque rimane a distanza di sicurezza e poi secondo me ci sono 5, 6, forse anche 7 squadre che ci dovrebbero arrivare tranquillamente dietro per quello che abbiamo visto, soprattutto nell'ultimo periodo del campionato. Comunque vi aspetto domattina per un'analisi un po' più completa, rivedremo un attimo la partita, quindi anche quello che è successo più nel dettaglio. Volevo solamente fare un commento così a caldo che ovviamente è di grande delusione perché ogni volta che si spera che Pisa possa fare il salto di qualità, in realtà ci butta completamente giù e tutto si scioglie come neve al sole. Quindi, sempre focalizzati sul sostenere la squadra, il mister, e tutti quanti fino alla fine del campionato, poi secondo me si dovranno fare delle riflessioni importanti, però ci sarà tempo per farle. E come sempre, forza ragazzi, forza Pisa!